Sugherificio Molinas è l'azienda di punta dell'omonimo gruppo, un gruppo imprenditoriale industriale che appartiene totalmente alla famiglia Molinas. Negli anni sono state aggiunte altre attività, in particolare quello di allevamento di bestiame, oltre all'acquisto di numerose foreste per dare al sugherificio una, per quanto possibile, autosufficienza nell'approvvigionamento di materia prima. Questo permette non solo di avere quantità di sughero, ma anche e soprattutto permette un maggiore controllo della qualità della materia prima che poi arriva negli impianti di trasformazione. Dal continuo utilizzo del sughero dipende la sopravvivenza delle foreste. Se il sughero non venisse utilizzato, se smettesse di utilizzarlo, tutte le foreste, tutte queste piante sono a rischio. Il sughero è ambiente, è paesaggio, ma è soprattutto ricchezza per chi lo lavora. In alcuni nuraghi ancora oggi si trovano dei frammenti di sughero che sono stati applicati 4.000 anni fa e ancora si trovano lì proprio a testimonianza di un uso antico già fatto dalle antiche popolazioni della Sardegna. Per secoli si è sviluppato utilizzando esclusivamente la manualità dei vari operatori, sia artigiani che operai che gli stessi industriali. È chiaro che per poter restare sul mercato e per poter sviluppare prodotti necessari alle moderne industrie enologiche oppure per l'edilizia, che sono appunto i prodotti di punta del settore, è chiaro che lentamente, gradatamente, si è dovuto fare riferimento anche alle nuove moderne tecnologie. Quindi questo connubio uomo-macchina è, diciamo, l'elemento forse vincente di questo settore. Il settore sughero, e in particolare sempre del sugherificio Molinas, ha sempre avuto una notevole attenzione per quanto riguarda l'utilizzo di materie prime naturali e soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in ambiente. Per questo la scelta è stata quella di avviare l'installazione di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica e di una centrale di cogenerazione che producesse il vapore necessario, tutto il vapore necessario per i vari impianti. È stato scelto il leasing perché rispetto a tutti gli altri strumenti finanziari, fin da subito è apparso quello più agile ed efficace. Affianca l'azienda nelle scelte sia dell'impianto, della tecnologia da finanziare, quindi da impiantare in azienda, sia la scelta dello stesso fornitore. La scelta è stata ottima da questo punto di vista perché gli impianti che sono stati realizzati sono già in produzione, stanno già producendo e stanno già ripagando, diciamo, degli sforzi fatti.